Andiamo in esterna adesso, in collegamento da Pescara. Vedo Paolo Renzetti a cui do il buon pomeriggio. Ovviamente buon pomeriggio da estendere anche ai suoi ospiti. Paolo, per parlare di insomma, una nuova idea di shopping post-lockdown, post-chiusure forzate causa Covid-19. E Pescara in questo ha avuto di fatto una idea che ci racconterai adesso. Buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori. È proprio così una piattaforma di e-commerce nata proprio nel periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19 che sta avendo un grande successo. Ne parliamo con l'ideatrice, con Laura Bevilacqua, tra l'altro titolare del punto vendita Buffetti di Via Chieti a Pescara, e con un esercente che partecipa proprio a questa iniziativa, Marco Canale, titolare del negozio Maia Abbigliamento di Via Nicola Fabrizi a Pescara. Allora, la prima domanda è d'obbligo: come è nata questa iniziativa? Ovviamente parliamo del periodo di emergenza sanitaria, fine marzo, primi di aprile. È stata quasi una necessità la vostra? Sì, assolutamente sì, perché eravamo, come abbiamo detto, in piena emergenza virus. Le città erano spente, la popolazione era ferma, destabilizzata. Noi ci siamo resi conto che dal confronto con i nostri colleghi mancava uno strumento che permettesse di non andare oltre i limiti insopportabili nelle perdite economiche che stavamo subendo. E la clientela doveva ritrovare per i propri acquisti i punti di riferimento abituali e ampliare la visibilità della nostra città per gli acquisti anche a livello nazionale ed internazionale. Avevamo il giusto know-how interno, le competenze informatiche per realizzare questo strumento in emergenza. Abbiamo lavorato a ritmo serrato e devo dire che i risultati si sono visti fin da subito, perché in poche settimane abbiamo avuto oltre 220.000 visualizzazioni in 23 paesi del mondo. Abbiamo venduto anche in Europa, a livello Italia, e siamo felici perché il nome della nostra città in questa maniera si rafforza ed acquista visibilità. Gli operatori hanno più opportunità di vendita e soprattutto noi esportiamo anche parallelamente l'identità di ognuno di noi, perché non è un semplice marketplace dove si possono evidenziare solo i prodotti, ma anche proprio i singoli operatori con i quali la clientela può comunicare. A distanza di 4 mesi, dunque, Pescara vive in rete, oggi è diventata una bella realtà e tra l'altro cresce sensibilmente il numero di commercianti che vuole entrare a far parte della vostra piattaforma. Assolutamente sì, perché abbiamo cominciato sicuramente dai nostri colleghi del centro cittadino, ma ogni giorno riceviamo nuove richieste anche dall'Interland, dal Teramano e dalla provincia dell'Aquila e di Lanciano, tanto che a brevissimo la nostra piattaforma traslerà il suo nome in Abruzzo Vive in Rete, proprio per le richieste che ci sono e perché vogliamo che veramente ogni singolo operatore debba essere pronto a qualsiasi situazione. Questo virus ci ha insegnato, come ogni situazione di emergenza, che bisogna essere preparati ed agguerriti. Io vorrei ascoltare proprio Marco Canale, uno dei Perdonami commercianti. Paolo, io volevo un attimo con la dottoressa Bevilacqua Sì. fare un po' una considerazione, perché poi di fatto avete reso concreta quella che è un neologismo da qualche anno a questa parte, neologismo di glocale sostanzialmente, che è una crasi tra il globale e il locale. Avete anche nella vostre intenzioni. Avete provato a rendere quello che è avete creato un sottoinsieme di Amazon, perché spesso magari si dice sì, con Amazon si riescono a fare acquisti in qualsiasi ora, in qualsiasi momento, però si perde il contatto con la località dell'esercente. Ecco, Sì. ho individuato bene? Sì.
Sì, assolutamente, ma noi ci distacchiamo da questo operatore per un semplice motivo, perché come abbiamo detto diamo identità e rafforziamo il collegamento tra l'operatore e la clientela. Non prevediamo investimenti che sarebbero assolutamente indispensabili, ma magari in questo momento non sostenibili. Però diamo uno strumento che sia ugualmente performante, se non di più. Perfetto, Paolo. Sì, io volevo proprio ascoltare Marco Canale, uno degli esercenti che ha aderito da subito a questa piattaforma e-commerce. Vogliamo spiegare anche concretamente come funziona? Un vostro cliente o comunque una persona che vuole acquistare dal vostro negozio, cosa deve fare, come deve comportarsi? Ma la piattaforma è molto intuitiva, quindi è un qualcosa di estremamente semplice. Come diceva prima Laura, la cosa fondamentale e importante è che ogni operatore ha il suo negozio online, quindi si evidenzia l'immagine del negozio. Quindi loro hanno ricostruito in maniera fantastica una sorta di nostro piccolo centro commerciale online, quindi ci sono tutte le vetrine dei nostri negozi. Il cliente può semplicemente entrare sulla piattaforma e scegliere, selezionare le macro, cioè delle macro categorie, e quindi può tranquillamente scegliere tra i prodotti o scegliere tra le vetrine che interessa visitare. Che cosa ha significato per voi Pescara Vive in Rete in questo particolare periodo, un periodo che non era stato mai vissuto a livello globale? Un'enorme ed importantissima opportunità. E ognuno di noi ovviamente siamo operatori del commercio, quindi eravamo organizzati magari con delle nostre strutture di vendita online, ma poter essere tutti insieme, quindi la forza del gruppo, fare rete ed essere tutti insieme su un'unica piattaforma dà una visibilità enormemente maggiore, quindi è veramente una grossa opportunità considerando anche i cambiamenti del mercato. Purtroppo, e dico purtroppo perché da commerciante, però il mercato si sta spostando sempre sul discorso dell'online e quindi non si può restare fermi, bisogna cogliere tutte le opportunità e questa è davvero importante. Al commerciante di Pescara chiedo come stanno andando oggi le cose a distanza di qualche mese dal lockdown, quali sono anche le prospettive. Lei è un negozio in pieno centro a Pescara, è un momento difficile per tutti i commercianti del pianeta probabilmente, ma qui a Pescara è iniziata una ripresa, c'è possibilità di guardare al futuro con un certo ottimismo? Allora, il momento è sicuramente particolare e sicuramente molto difficile. Sinceramente non va sottovalutata una cosa, che purtroppo in Italia il momento economico era già particolarmente difficile anche prima del lockdown. E certo, questa situazione, questo virus ha nettamente peggiorato la situazione. Da dopo il 18 maggio ad oggi devo dire, e questo dà un po' di speranza, che un certo cambiamento in positivo si sta vedendo. E i primi 15-20 giorni di riapertura hanno dato un segnale all'inizio terrificante, perché c'era molto l'aspetto psicologico negativo, le persone erano davvero spaventate anche solo nell'entrare nei negozi. Piano piano si sta riacquistando fiducia e si sta notando decisamente un lavoro diverso, un miglioramento netto. Io vorrei ricoinvolgere, prima di salutarci, Laura Bevilacqua, per guardare anche in questo caso alle prospettive di Pescara Vive in Rete, Abruzzo Vive in Rete, insomma voi puntate molto, credete molto su questa piattaforma. Sì, assolutamente sì, perché come abbiamo detto in questa maniera le forze si uniscono, non ci si disperde nella rete e assolutamente si ottengono, raggiungono obiettivi importanti per tutti e la clientela avrà un ventaglio di operatori da cui comprare che spazia in tutti i settori, dall'abbigliamento alle gioiellerie, all'enogastronomia, ai servizi e dal turismo, quindi è veramente una cosa molto completa alla quale noi ci stiamo organizzando per aggiungere comunque dei servizi che possono essere di informazione e anche per la platea che arriva da fuori.
Perfetto, allora io direi che siamo stati più che mai esaustivi per quanto riguarda il collegamento odierno per presentare questa piattaforma Pescara Vive in Rete. Tra breve la denominazione cambierà, Abruzzo Vive in Rete, questo significa che ovviamente questa piattaforma si sta allargando. Io ringrazio Laura Bevilacqua, grazie per aver accolto il nostro invito, ringrazio Marco Canale, Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente anche ai tuoi ospiti di averci fatto conoscere questa realtà.